è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui ceppi. Alcune volte noi andiamo alla ricerca di frasi grandi, di eventi storici. Eppure c'è stato un tizio, un sapiente dell'antichità che disse una cosa semplicissima: datemi una leva e un punto d'appoggio e io solleverò il mondo. Io credo che nella nostra vita succeda tante volte così, che da cose anche piccoline, ma se fatte bene, con criterio, noi muoviamo il mondo. E se non le facciamo, non è che noi trascuriamo una cosa piccolina. Ci sembra piccolino quello che noi non facciamo, ma noi lasciamo immobile il mondo. Dico questo perché era il pensiero che mi veniva leggendo l'antifona all'ingresso della festa di oggi, la visitazione della Beata Vergine Maria. Elisabetta dice a Maria: perché sei venuta a me, tu che sei la madre del mio Signore? Ah, se l'avessi saputo, io sarei venuta incontro a te, perché tu porti in grembo il re dell'universo, io solamente un profeta. Tu porti colui che dà la legge, io colui che la osserva. Tu porti la parola che salva, io la sua voce, voce di uno che grida nel deserto. Elisabetta riconosce che si sono come capovolte le cose. Il più grande, Maria, si è fatta la più piccola e va a casa di Elisabetta sostanzialmente per aiutarla. Ha una gravidanza in età molto avanti, e lei che è una ragazzina, gravida anche lei ma piena di forza, va ad aiutare questa sua parente. Cari cristiani, può sembrare una cosa da poco questa, eppure a mio parere può rivoluzionare la nostra vita positivamente o negativamente. Vi faccio alcuni casi. Se noi siamo capaci di muoverci per primi, di andare incontro agli altri per primi, di amare per primi, possiamo cambiare il mondo. Perché quante volte nelle nostre famiglie c'è spaccature, ma quante tra parenti, io ne vedo a bizzeffe. E sento ragionamenti di questo tipo: ah no, io sono la sorella maggiore, tocca a lei muoversi. Tocca a lei fare la telefonata, tocca a lui chiedere scusa perché ha sbagliato lui. Provate a pensare, se noi dovessimo mettere come principio questo qui di Maria: ama tu per primo, a prescindere dal grado, anzi, più sei avanti in potenza, in grado, più fatti serva. Questa è la grandezza di Maria, la madre di Dio che si fa serva. Proviamo a pensare quello che succede nelle nostre case. Concludo con un suggerimento che mi deriva da tanti anni di esperienza e che è fondamentale. Quante volte della gente ci ha detto, soprattutto in alcune circostanze: oi, se hai bisogno avvisami, eh? Beh, io vi suggerisco di non farlo con queste persone. Perché facilmente ti diranno: ma guarda, no, guarda caso proprio non posso.
La persona che vuole veramente aiutare fa come Maria. Non ti dice se hai bisogno, chiamami. Si presenta e dice, ciao, sono qui, posso aiutarti? Ditemi se non è così. Ditemi se non è così. Quante volte si verifica che uno ti fa delle promesse e poi se le rimangia. Ma il cuore veramente grande non fa promesse. Si presenta come Maria, che si presenta da questa sua parente e le dice, eccomi, sono la serva del Signore e sono qui anche a dare una mano a te. Oh Madonna cara, cambia le nostre famiglie. Tutta gente che andiamo in chiesa il più delle volte, tutta gente che i figli fanno la prima comunione, che i figli li battezzano, tutta gente che si crede, ci crediamo, compresi noi sacerdoti, e poi non siamo capaci di uscire dal nostro rancore, non siamo capaci di fare noi il passo per primo. E concludo lasciandovi un mezzo proverbio, ma che è fondamentale. Ama per primo, senza aspettarti il contraccambio. Perché il contraccambio può arrivare, ma può anche non arrivare. E se non arriva, quante persone ho sentito deluse, cioè, ma guarda se vale la pena aiutare gli altri, non ti dicono neanche un grazie. Ma tu devi farlo perché hai il cuore grande come Maria, non per il grazie della gente. Il crocifisso è scomodo, fa male a...